Come glielo tolgo ora questo senza rovinarlo? Ciao a tutti recensiani e bentornati sul canale. Ho notato, in base agli ultimi commenti che ho ricevuto su alcuni video del passato, che alcuni di voi si stanno molto interessando alla serie di Shannara. Il fatto che mi chiediate consigli, pareri a riguardo mi fa molto contento e soprattutto mi fa piacere. Vi ringrazio per il fatto che si sta instaurando un dialogo. Quindi, a nome, degli altri, anzi a nome di tutti quelli che mi hanno scritto in passato, ringrazio quelli che mi hanno scritto negli ultimi giorni e sono Francesco Paoletti e LibertyFly89. E poi colgo l'occasione per ringraziare il sempre presente Michele Petrovic, che sa ben commentare e consigliare le letture riguardo Star Wars, che siano fumetti o romanzi, canon o legend. Grazie a tutti per la partecipazione. Noi ora parliamo di questo bambino qui e iniziamo. Dunque, vi lascio come sempre qui in descrizione e qui in video il riferimento alla puntata di TG Recenso, nella quale vi è parte dell'intervista fatta a Leo Ortolani in occasione della presentazione di questo volume a Napoli. Non mi dilungo oltre su quella intervista perché noi oggi qui parliamo di sta razza, di The Walking Rat. In realtà questo fumetto non è un fumetto ex novo o pu nuova pubblicazione. In realtà è una raccolta di fumetti che sono già usciti nella serie regolare di Ratman e che qui, visto che erano tutti accomunati dallo stesso filo narrativo, sono stati raccolti. Brevemente parliamo dell'edizione. È un bel volume incartonato, dove la copertina ha impresso a caldo, a rilievo. Infatti nel retro qui si notano le pressioni che sono state fatte nel cartone, perché è stato reso in rilievo il morto vivente qui in primo piano con questo bellissimo effetto ruvido, e ci sono degli inserti plastificati lucidi per occhi e denti. E forse la copertina editorialmente più elaborata che è stata fatta per Ratman, ed è una delle copertine appunto più ingegnose e belle, almeno per me. Cosa cambia quindi rispetto al fumetto regolare nel quale sono uscite queste storie? Il fatto che questo sia stato passato al colore dal fratello di Leo Ortolani, Lorenzo. Ho detto che sono delle storie, in realtà sono 5 storie, quindi in realtà 5 capitoli di un'unica grande storia. Partiamo con ordine. Ovviamente, come ben sapete, io cerco di non fare spoiler, e se anche li faccio durante la registrazione, poi li taglio durante il montaggio. Primo capitolo, The Walking Rat, capitolo che poi darà anche il nome a questo volume. Il protagonista è il solito sfigato, questa volta però è morto. Morto che però non è scemo e cerebroleso come tutti gli altri morti, ma è forse l'unico che ha ancora il libero arbitrio. Libero arbitrio che lo porta a vivere in mezzo ai morti come se fossero una grande comunità, e lui è una specie di Wally spazzino che deve insegnare loro a sapersi comportare e a rimediare a quelli che sono i danni degli umani, ad esempio sistemare le macchine parcheggiate male, in realtà abbandonate, pulire, spazzare, tutte queste cose qua. Per la prima volta quindi vediamo la storia degli zombie non dalla parte dei vivi, ma dalla parte degli zombie stessi. E quindi questa particolarità viene sfruttata in modo originale, comico, creativo e divertente dalle abilità narrative e di disegno di Leo Ortolani. E questa è una particolarità, anzi è la particolarità che lo contraddistingue come artista, perché è quello che ci ha insegnato a saper apprezzare della sua opera e che addirittura ci sprona in un certo senso a volerne ancora di quello che scrive e nel modo in cui lo scrive. Secondo capitolo, il confine. Qui Ratman si avvicina ai viventi e in un modo o nell'altro
torna a rivestire il ruolo dell'eroe. Eroe che ovviamente non è, però che anche nel modo in cui parla di se stesso, viene raccontato e viene disegnato, sembra quasi subire il peso della responsabilità di tale ruolo, di tale compito, che in un certo senso si auto impone. Ancora più impressionante in senso positivo è il rapporto di Ratman con lo scimmiottare, tramite ovviamente le maestrie di Ortolani, i personaggi umani principali della serie da cui tutto questo nasce, cioè The Walking Dead. Ne prende quindi i risvolti sia fisionomici che caratteriali, possiamo dire anche di età, di genere, e tutto questo viene letto sotto il faro e il riflettore della comicità e quindi ci viene presentato in modo molto ironico. Questo è proprio il segno distintivo di Ortolani, che da un minimo accenno quel personaggio si rivolge tutto alla comicità, non in modo stupido e immaturo, ma con una comicità ben studiata che sa far divertire in maniera immediata e leggera. Terzo capitolo, la città dei morti viventi. In questo capitolo ci vengono un poco presentate le abitudini degli esseri umani e Leo Ortolani ne approfitta anche per descrivere un po' questi personaggi, un po' come fa una vera e propria serie TV, un po' come fa in maniera tradizionale anche The Walking Dead. Ovviamente parlo del telefilm, perché il fumetto non l'ho letto, mi manca. E proprio come si svolge la tipica storia di The Walking Dead, anche in The Walking Rat, in questo capitolo di The Walking Rat, i personaggi si vanno a infilare nel tipico cul-de-sac che è caratteristico di The Walking Dead. Questo cul-de-sac che però viene stereotipato e raccontato come un luogo originale, con personaggi ed eventi originali. Ovviamente non posso dirvi granché, perché sennò vi spoilererei tutto, e chi ha partecipato o visto l'intervista sa di cosa parlo, nel caso altrimenti leggete questo fumetto, ve lo consiglio. Questo cul-de-sac viene reinterpretato quindi anche alla luce dell'esperienza di Leo Ortolani a Lucca Comics, mi pare di un paio di anni fa se non sbaglio, e all'esperienza quasi asfissiante di ritrovarsi in mezzo a questa marea di gente. È un genio, semplicemente non ci sono altre parole per definirlo. Nel quarto capitolo, Paura nella città dei morti viventi, si presenta un poco il personaggio cattivo per eccellenza. Se avete iniziato a vedere l'ultima stagione di The Walking Dead, questo nemico viene, a detta di Ortolani, avvicinato al personaggio di Negan, altrimenti se non siete arrivati lì potete fare il paragone con il governatore, anche se ovviamente siamo a livelli di cattiveria e di follia completamente diversi. Comunque arriviamo a questo nemico. Nemico che è un po' il misto di un Batman e di un dio, del dio egizio Anubi. Un po' limite massimo, possiamo dire meta, musa ispiratrice del fatto che Ratman voglia diventare un supereroe, questo pseudo Batman per la prima volta non veste i panni dell'eroe ma del cattivo. Nel penultimo capitolo, Il trionfo dei morti viventi, con un rivolgimento tipico della narrazione comica di Ortolani, quindi si arriva allo scontro, al primo scontro tra Ratman e questo nemico, e soprattutto si scoprono i motivi per i quali questa storia viene messa su, e così si arriva al capitolo finale intitolato Che ci sia la vita. In questo capitolo, ma anche nel precedente, leggo molta nostalgia da parte di Leo Ortolani nella sua narrazione. Nostalgia mista a malinconia per il fatto che ha deciso di concludere la serie di Ratman e di non disegnarlo più in maniera seriale come lo ha fatto sinora. E questa malinconia, questa nostalgia si mischiano a una specie di romanticismo che io definisco un po' filiale, perché sinora Ratman penso lo abbia considerato quasi come un figlio, e ora questo figlio, nel corso del tempo che ci è stato presentato, si è evoluto e cresciuto, ed è cresciuto anche Ortolani, suppongo. Ora è giunto il momento di salutarlo, di portarlo a termine. Di questa narrazione quindi apprezzo il fatto che Ortolani è consapevole di tutto ciò che Ratman gli ha portato, di tutto ciò che lui ha portato a noi attraverso Ratman, e anche se a me dispiace di questa decisione di Ortolani, da questo capitolo si capisce che anche a lui dispiace.
Io questo qui l'ho letto durante l'attesa per la sua intervista conferenza, quindi quando hanno iniziato a parlare del fatto che Ortolani stesse per lasciare questo personaggio e per portarlo alla conclusione, ho dato un senso a tutta questa nostalgia, a questo romanticismo filiale che avevo ritrovato in quest'ultimo capitolo. E tutto questo sentore, questo sentimento, questa passione che traspare dalla narrazione e dai disegni di Ortolani mi fa capire quanto Ortolani ci tenga tanto a queste sue storie, a questa sua creatura. Questa creatura che lo ha portato a essere tra i disegnatori italiani, almeno per me il disegnatore italiano per eccellenza, più apprezzato in Italia. Artista a tutto campo, perché sceneggiatore, disegnatore, scrittore, Ortolani non smetterà mai di colpirmi e di rendermi un rat dipendente. Quindi colgo l'occasione per ringraziarlo sia dell'incontro avuto, della magnifica stretta di mano e dell'aver creato un personaggio che sa farci staccare per quel po' di tempo che gli si dedica alla lettura dal mondo reale, facendoci ritornare alle nostre responsabilità, alle nostre vite, con il sorriso che nasce solo dalla sua comicità senza limiti. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, aspetto di sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto usando l'hashtag #re_censorisponde. E se il video ti è piaciuto, fammelo sapere mettendo un bel mi piace. Ti ricordo che sono su Facebook, Twitter e Google+, ma mi trovi anche su Periscope, Instagram e Telegram. Non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere nessuna delle novità in programmazione. Noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata. Sempre qui, sempre su Re Censo. Pronti a sfogliare nuove storie e a volare nel mondo della fantasia. Rat saluti a tutti!